Harry, sì, apri il baule della macchina. Ci sei? La tieni? Sì. Vado a prendere una pala a casa di mia madre. C'è una pala buttata da qualche parte. Tu? Fate piano, non la voglio svegliare. Ok. Oh. Ehi, guarda chi c'è. Guarda un po' chi ma c'è. Ma che ci fai in piedi a quest'ora? Che state facendo? No, 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 niente, niente. È stato un incidente stradale. Ah, ma niente, niente. Come sta, signora? Ragazzi, come va la vita, eh? Non ti vedevo da tanto tempo. Ma che cosa ha fatto? Non mi piace vederlo in quel modo. Come e sta, anche signora? Tu. E tu come stai? Bene. Ma perché successo? In piedi Ditemi a quest'ora? Che è successo? Beh, è arrivato lui, siete entrati voi, sai com'è. Ma lo sa che ore sono? Mi fa piacere vederlo. Su, entrate, mettetevi comodi, no. Vi preparo qualcosa. No, 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 vado a dormire, vado a dormire. Noi ce ne andiamo, prendiamo la palla, ci ripuliamo e poi ce ne andiamo. In casa non lo vedevo da così tanto, voglio stare con lui. Andate pure. No, no, no. No, è buona, ma è come il piombo, bom bom bom. Allora dimmi, raccontami, dove sei stato? Non ti ho più visto, non ti ho più... Tu non hai telefonato, niente, dove sei stato? Mamma, io lavoro la notte. E allora? E allora, stasera abbiamo fatto tardi, siamo usciti per la campagna, abbiamo investito un cervo, ecco perché c'è il sangue, te l'ha detto, cioè. Te l'ha raccontato anche lui, e no? Poi? E niente, adesso che ci penso mi serve questo coltello. Ok, te lo certo, riporto, ma riportamelo tranquilla. Però. Mi serve perché povera bestiola ha avuto, sai, l'ho preso col piede, l'ho colpito, come si dice, nel piede? La zampa, non piede. Lo zoccolo, così lo zoccolo, si è incastrato nella mascherina. Mamma, è un peccato, non possiamo mica lasciarlo là, comunque te lo riporto il coltello, appena... Delizioso, delizioso. Grazie. Ma tu perché non ti trovi una brava ragazza? Io ne trovo le bravissime tutte le sere, mamma. Io dicevo una ragazza che ti ci puoi sistemare. Mi sistemo benissimo tutte le notti. La mattina dopo sono libero, te voglio bene, mamma. Perché non ti sistemi davvero? Come stai, Harry? Harry, che ti succede? Tu non parli molto. Dovresti parlare un po', perché stai zitto? Tu mangi poco, tu parli poco. Mi piace più ascoltare. Che hai? Non ho niente. Mi no. Ricordo di quando eravamo bambini. I compari si facevano visita e ce n'era uno che non parlava mai. Stava seduto là tutta la sera senza dire una parola. Allora uno gli fa: che ti succede, compare? Tu non parli. Perché non dici niente? E lui: che volete che vi dica? Che mia moglie mi tradisce con un altro uomo? E allora la moglie gli fa: sta zitto, tu parli troppo. Ecco. Ma in siciliano la battuta è più divertente. Con nudo ammazziato. Sì, esatto. C'è gente che ha le corna e se le tiene. Sì. Non importa che la gente lo sappia, beati loro. Tommy vi ha detto che dipingo? No. Guardate qua. Ah, è bellissimo. Ma sai che mi piace? Un cane va da una parte e l'altra da quell'altra. Come mai? Uno guarda Levante e uno guarda Ponente. E allora? Ah, e quello sta dicendo: ma che volete da me? Ha una bella testa di capelli bianchi. Il cane gli somiglia. Sembra una faccia conosciuta. Senza barba, sì. È lui, è sputato.